Come cambia il mondo nel volgere di un'estate? Dopo la rinuncia, infatti, alla Serie B1 nazionale da parte della Matek Centrovolley Spezia, che recentissimamente l'aveva conquistata, le principali ambizioni in campo pallavolistico femminile cittadine appaiono ora affidate, oltre che alla scuola Pallavolo Spezia, a quella Rainbow, che nel frattempo si allena soprattutto a Vezzano Ligure, fa capo a quel Volley Group Levante che è quello per intenderci dell'Unezia Sarzana e parteciperà al campionato di prima divisione Ligure. Ma non abbattiamoci perché questa Rainbow Spezia punta decisamente a quella promozione in Serie D già sfiorata letteralmente nella stagione sportiva scorsa e ciò sarebbe soltanto un aspetto di aneliti di ampio respiro. Oggi la prima squadra del Rainbow comincia la preparazione atletica che verrà portata avanti per circa 3-4 settimane in vista dell'inizio del campionato che dovrebbe essere previsto intorno a metà ottobre. Diciamo che vista l'ottima prestazione di queste ragazze dell'anno scorso e visti gli innesti che sono stati fatti a fine stagione, contiamo, diciamo, di andarci a giocare una promozione per poter raggiungere il campionato regionale. La società ha investito molto anche a livello giovanile, quindi noi sentiamo molto la responsabilità di dare a queste ragazze giovani del Rainbow una prima squadra almeno di livello regionale per poter ambire appunto a giocare a un livello superiore. Il roster lo conosco abbastanza bene, ci sono delle giocatrici anche di un certo livello, anche di una certa esperienza, quindi c'è un'altissima affidabilità e un buon livello tecnico medio individuale. Ecco, a migliorare la stagione dell'anno scorso, quello che vogliamo fare è quello di appunto fondere questo livello tecnico individuale di spicco in un gruppo che porti il risultato desiderato.